Ciao ragazzi, siamo tornati con un allenamento con la palla fitness per i nostri dorsali, per la nostra schiena. La schiena è fondamentale ovviamente per la postura, per aiutarti anche a proteggere o allontanare mal di schiena. Così una bella schiena vuol dire meno problemi a lungo andare. Allora, drappeggiamo sulla nostra palla sempre prima guardando intorno a noi se ci sono qualunque cosa che potrebbe essere spigoloso o delicato, fragile, perché a volte sulla palla che cosa può succedere? Posso proprio fare dei voli a destra e a sinistra quando scivolo via dalla palla stessa. Così, la prima cosa è di avere un raggio di azione ampia e sicura. L'altra cosa che potresti fare è mettere un tappetino sotto la vostra palla, così scivola di meno, o ricordate sempre il trucchetto di mettere sabbia dentro la palla stessa che lo rende più stabile. Allora, andiamo in quadrupedia, come se stessimo in ginocchio a terra, ok? Mani a terra, piedi a terra, e allontano, allungo il braccio destro, solleva la braccia a sinistra, gamba a sinistra, scusami. In questa posizione fissate un punto di fronte a voi. Non cominciate a guardare in giro, anzi provate di tenere anche il video più vicino al vostro campo visivo possibile, così quando ti devi spostare ti fai piccoli movimenti con gli occhi e fissi un punto di fronte a voi ascoltandomi la voce, ok? Cambia braccio, cambia piede, alza il braccio, addominali tesi, solleva il piede indietro, ok? State sempre anche controllando il vostro equilibrio con la gamba e il braccio a terra, ok? Stendo, attivo, e scendo giù. Ok, di nuovo, facciamo 4, 3, scendo, giù, cambio, braccio e gambe apposta, e cambio, giù, e 4, 3, 2, scendo giù, andiamo piano, stendo, alzo, 4, 3, 2, scendo, piano, su, 4, 3, 2, scendo, 4, 3, 2, and relax. Scivoliamo indietro nel ginocchio, appoggio proprio le mani sulla palla e stendo la schiena in su e scendo in giù. Piccolo, come se stessimo facendo una cobra a terra quando facciamo fluid. Su e scendo giù. Inspiro e scendo. Gomiti stretti. 3 e scendo giù. 4 e giù. 5, 6, 7, occhio, rimango su, 8, ok, addominali tesi, tira dentro gli addominali, gambe attive, braccia attive, se stanno spingendo contro la palla, provi di stendere le braccia, porta giù la schiena, spalle lontano dalle orecchie, respira, and relax. Ok, adesso facciamo una controposizione che è sempre molto importante per quando noi andiamo a lavorare la schiena. Dobbiamo anche defaticare la schiena tra un esercizio e l'altro per non accumulare troppo stress e magari prendere delle tensioni localizzate non desiderate. Scendiamo giù adesso drappeggiati, lascia le mani lunghe che proprio toccano a terra, stendo anche le gambe e senti come la colonna vertebrale si scioglie, ok? Testa indietro, sei drappeggiato sopra la tua palla, i piedi e le mani sono in contatto con la terra, perché quando siamo a testa in giù dovete anche stare attento di non perdere l'orientamento, ok? Perché è un movimento nuovo per il tuo sistema vestibolare e propriocettiva. Ok, riavvicini i piedi da sotto, porti una mano sulla pancia, mi sollevo di nuovo per aiutarmi a ritornare in auge. Torno, adesso andiamo a fare il movimento che chiamo Superman. Allora, qui è fondamentale di avere spazio intorno a me per evitare cadute varie, perché tenteremo di volare per un istante, ok? Superman è come sollevo le gambe e le braccia insieme. Uno, e scendo, ok? Due, scendo. Addominali tesi. 3, scendo. Anch'io sto cercando il mio equilibrio, 4, scendo. 5, scendo. Bravi. 6, scendo. 7, scendo. Di nuovo. 8, scendo. 9, scendo.
e in 10 ancora uno, vai e scendi giù, recuperi, eccellente. Adesso andiamo a fare gli stessi esercizi ma un po' più prolungati utilizzando la palla, ricordando che la palla è instabile, ci fa allenare più fibre muscolari, perché siamo, e quando siamo in instabilità ci dobbiamo lavorare, non dico doppio ma di più, di lavorare nel stabile, per questo andiamo a tingere a molte più fibre muscolari. Ok, siamo innanzitutto in quadrupedia, la nostra pancia sta bene sulla palla, stendo la gamba destra, la gamba sinistra, braccio destro, ok, trattengo adesso. Adesso facciamo piccole pulsazioni in su. 8, 7, 6, 5, fissi un punto solo, 4, 3, 2 e 1. Vedrete anch'io mi sto cercando il mio equilibrio, ragazzi, è normale, è tanto lavoro questo. Stendo il braccio sinistra, alzo la gamba destra. Se vuoi divarica più la gamba esterna, questa qua, che ti dà ancora più stabilità. E di nuovo, fissa in punto, addominali tesi, braccia tese, gambe tese, andiamo in su. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, scendo, cambiamo di nuovo, stendo, stendo, equilibrio, addominali tesi e andiamo in estensione. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e cambio, respira, addominali, non essere tipo un sacco di patate, stai comunque attivo anche con l'addome, apro l'altra gamba e vado, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1, relax, qui metto il nostro recupero tra questo movimento e il prossimo, perché comunque dopo Superman e dopo questo sentiamo un po' di stanchezza nei lombi. Scendiamo giù, ok? Mani giù per terra, gambe ben pieggiate per terra e drapeggiati indietro e fai un piccolo massaggio avanti e indietro per la schiena, dondolio. Qui si potrebbe notare giramenti di testa, perché ricordate che state, quando state in testa in giù abbiamo un spostamento sul sistema vestibolare, rilascio le spalle e relax soltanto, e 4 e 3 e 2, venite in avanti, peso sui piedi, una mano sulla pancia, l'altra rimane a terra e torniamo di nuovo dietro la palla per andare a fare un lavoro sempre per la schiena. Ok, ci mettiamo sopra la pancia, pancia sopra la nostra palla, mani giù, andiamo in cobra. Spingo su e scendo giù. Provate di non innalzare le spalle. 3 e scendo. 4 e scendo. E 5. Ancora. 6. 7. 8. Dammi ancora 2. 9. E rimaniamo su, addominali tesi, braccia tesi, abbasso le spalle, allungo la schiena, addominali, 4, 3, 2, and relax. Torni indietro, dobbiamo fare l'ultimo esercizio che è Superman, ricordando di anche essere ironica con te stessa, perché se ti viene da volare via a destra e a sinistra è normale, divertitevi. L'unica cosa che vi chiedo sempre di controllare intorno a te è che non c'è nulla che ti potrebbe comunque inficiare, diciamo, durante un'eventuale caduta. Ok, portiamo su tutti e due, uno e giù. Ok, proviamo. Volo e scendo. E volo, scendo. Di nuovo. Volo e scendo. E vedrai, addominali, provate di tenere più tempo possibile. Se dondoli avanti e indietro è normale. E volo, Superman. Ancora. E Superman. Ancora. 3. Torno in centro. 2. Continuo. E 1. Vai, vai, vai. E relax. Ok. Con la palla, ragazzi, piano piano. Ricordate, non c'è la perfezione, semplicemente è un viaggio che noi facciamo insieme, scoprendo la nostra forza, scoprendo anche la nostra zona di comfort, dove i movimenti che magari non ci vengono immediati, però ricordate, con l'allenamento sempre il corpo risponda e sempre con la palla
abbiamo una risposta un po' più veloce perché, essendo instabile, ci fa allenare più fibre muscolari nello stesso allenamento. Così, buon allenamento a tutti, vi aspetto sempre qui su Now con altro metodologie divertente, spero che lo trovate divertente di allenamento, e passate una giornata fantastica.